Ciao a tutti ed eccoci di nuovo insieme. Oggi parliamo di alcuni dettagli del funerale del principe Filippo di Edimburgo, che hanno riempito le cronache di questi giorni. Approfondiamo insieme sette dettagli. Iniziamo da quello che ha creato più gossip, la presenza di Penelope Mountbatten, contessa di Birmania. Chi è Penelope Mountbatten e perché è stata invitata al funerale di Filippo? Penelope Mountbatten è la moglie del nipote di Lord Lewis Mountbatten, l'ultimo viceré d'India, lo zio di Filippo d'Edimburgo. Da quando nel 1979 ha sposato Norton Mountbatten, è entrata a far parte della famiglia reale a tutti gli effetti, perché i Mountbatten sono molto vicini da sempre alla famiglia reale dei Windsor. Non ci dimentichiamo che Lord Lewis Mountbatten è colui che ha incentivato l'incontro tra Elisabetta e Filippo e il futuro matrimonio. Lord Lewis Mountbatten è stato anche una sorta di secondo padre per il principe Carlo e quando venne assassinato in un attentato dell'Ira nel 1979 le famiglie comunque rimasero molto unite. Penelope è stata per tantissimi anni la confidente e una delle migliori amiche del principe Filippo. Gareggiavano insieme nelle corse con le carrozze. La regina apprezza molto questa donna che è riuscita a tenere sempre unita la famiglia nonostante le tante vicissitudini. Vi racconto solo un dettaglio per farvi capire quanto erano unite le due famiglie. Qualche anno fa il principe Carlo ha portato all'altare la secondogenita di Norton e Penelope Mountbatten, Alexandra, al posto del padre, che era comunque presente alla cerimonia. Penelope, la contessa di Birmania, è ormai da anni che si è fatta carico degli impegni sociali, privati e pubblici dei Mountbatten. Non c'è quindi da stupirsi se era presente al funerale del principe Filippo, sia in qualità di sua amica, ma anche in qualità di rappresentante della famiglia Mountbatten, famiglia da parte materna proprio del principe. E gli altri invitati che non erano della famiglia Windsor, chi sono? Il principe Philip di Hohenlohe-Langenburg, nipote di Margherita, la sorella maggiore del principe Filippo di Edimburgo. Il principe Bernard di Baden, nipote dell'altra sorella Teodora. E il principe Donato, l'angravio d'Assia, discendente dalla regina Vittoria e amico di lunga data dei Windsor. Una curiosità su quest'ultimo ospite: infatti, il principe Donato d'Assia è il nipote di Mafalda di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III, la principessa che morì durante un bombardamento nel campo di concentramento di Buchenwald. Al funerale, che il principe aveva messo a punto in ogni dettaglio, non sono mancati i suoi due pony di razza Fell. Not Lo Storm e Balmoral Nevis, che hanno trainato la carrozza che era stata disegnata dal principe Filippo con cui lui faceva le gare, e al suo posto c'era il berretto, i guanti e la sciarpa che lui utilizzava durante proprio queste gare. Anche re Edoardo VII, bisnonno della regina Elisabetta, volle il suo Fox Terrier Cesar al suo funerale. Passiamo alla nota di stile, anzi, una nota di stile prezioso. Infatti parliamo dei gioielli indossati dalla duchessa di Cambridge. Al collo indossava una collana composta da quattro fili di perle e una chiusura in diamanti. La collana era stata regalata dal governo giapponese alla regina Elisabetta ed era stata realizzata da Garrard. Anche i preziosi orecchini sono un prestito di Sua Maestà, infatti sono montati con perle regalate da Hakim del Bahrein alla regina Elisabetta per il matrimonio con il principe Filippo nel 1947. Gli orecchini e la collana sono stati indossati varie volte dalla regina Elisabetta e qualche volta sono stati anche prestati alla principessa Diana. Passiamo a un altro gioiello, la Richmond Brooch, la spilla indossata dalla regina Elisabetta. La spilla venne ereditata da Elisabetta quando morì sua nonna, la regina Mary, nel 1953. In origine era stata regalata proprio alla regina Mary quando si sposò col futuro Giorgio V nel 1893. La spilla, realizzata da Hunt e Roskell, ha anche un pendente in perla che la regina ha deciso di non indossare il giorno del funerale. La regina ha già indossato questa spilla diverse volte, nei viaggi con Filippo, per il Remembrance Day e per il matrimonio di Harry e Meghan. La spilla è una delle più grandi della sua collezione. Perché tutte le presenti indossavano gioielli o in perle o in diamanti? La regina Elisabetta molto spesso indossa le perle, ma in questo caso tutte le invitate indossavano o perle o diamanti. Questo perché le perle e i diamanti sono delle gemme e delle pietre senza colore. Le pietre senza colore sono indicate per il lutto.
Inoltre, secondo il Telegraph, la regina Vittoria, dopo la morte del principe Albert, oltre a vestirsi sempre di nero, indossava sempre o perle o gioielli neri. E le perle simboleggiavano le lacrime. Di dettagli da raccontare ce ne sarebbero tantissimi, ma mi voglio soffermare su uno, lo stendardo del principe Filippo. Sopra la bara, oltre alla corona di fiori della moglie, al berretto della Royal Navy e alla spada, c'era una bandiera, lo stendardo personale del principe. Nello stendardo sono presenti tutti i simboli della sua vita: i leoni e i cuori di Danimarca, la croce bianca greca, le bande nere dello stemma dei Mountbatten e il castello di Edimburgo. Io con le notizie ho concluso, vi do appuntamento alla prossima volta, non prima di ricordarvi di dare un'occhiata al blog www.thequeeg.com. Ciao!